il personaggio di Michael fa parte di un sistema. Non è che sia di natura cattivo, una cattiva persona. Deve sopravvivere. E nel film il suo personaggio è della classe operaia, ha visto come il sistema ha distrutto quello che lui conosceva, suo padre, la sua vita. Dal periodo del dopoguerra, dal 79 in poi, i regolamenti sono cambiati molto in America e c'è stata una deregulation attraverso la lobby dei costruttori che ha dato beneficio soltanto in particolare a chi era particolarmente ricco. E questo per colpa sia dei democratici che dei repubblicani. E questo ha portato alla situazione che conosciamo, alla crisi finanziaria partita dall'edilizia in Florida, che però si è diffusa in tutto il mondo, è diventata una crisi globale. Nessuno è andato in prigione per questo, nessuno di quelli che ha perpetrato furti, truffe, nessuno è finito in prigione. Questo è il sistema è fatto per chi vince. E a livello mondiale la gente si è stancata di questo. E questo è il pugno che ti dà il film. Il 99% delle persone sedute nella sala che guarderanno il film la pensano così: è ora di cambiare. E questa volontà di cambiamento passa di persona in persona. Dietro al personaggio ci sono tutte le persone che hanno partecipato al film e che faranno qualcosa per evitare che questo si ripeta. Credo che il mondo svanirà in un volgare, osceno selfie finale e sta a voi mettere fine a questo processo.